Bang, bang, now they're sounding off the siren. The fucking method violates too much, too fast. Take, take for the media access. Instead of taking action, they're going too fast. Full speed, yeah, we're heading down the highway. Are you going right with the pitboard? Non ce la posso fare io, Davide, non ce la posso fare. Ha vinto Dinolfi, non ha vinto le elezioni perché ha preso il popolo della famiglia, ha preso 120, 130, non so quanto ha preso, vabbè, niente, insomma, ha preso quello che deve prendere, ha vinto lui, cioè, hai capito, con questa storia della droga, ha vinto lui, non ce la posso fare, mi sono arreso, mi devo arrendere, cioè, ha vinto lui, adesso dicono che poi adesso ci sarà, tutto è stato rimandato alla Corte Costituzionale, vabbè, tutte le cose. Come no? Mario, come no? Sì, un po' sì, poi è vero, però hai vinto tu, mi devo arrendere, hai vinto tu. Diciamoci la verità, il popolo della famiglia alle sezioni lì della Cassazione vince sempre, l'ultima volta anche su tutto in affitto abbiamo vinto noi. Su? Evidentemente, su che cosa? Utero in affitto, presente della impossibilità di trascrivere. L'utero in affitto è una cosa civile, l'utero in affitto, basterebbe. Abbiamo vinto noi, adesso neanche un mese dopo vinciamo sulla Cannabis Light. Abbiamo pure battuto Casapound da nuovo alle elezioni. Vabbè, non mi pare una grande merito aver battuto Casapound Forza Nuova. Cioè, accontenti solo Parenzo. Accontenti solo Parenzo che capito che pur di. Siamo piccoli, ma cresceremo. Sì, ma io ogni voto dato a quelli là. Io ragazzi non ce la posso fare. Cioè, ha vinto Dinolfi. Cioè, ha vinto alla fine, alla Cassazione ha vinto Dinolfi. Cioè, alla fine è riuscito a farci. Ma ragionevoli, vi spieghiamo le norme tutte le volte. Lascia perdere le norme che non sono. Norme, ma chi se ne frega delle norme? È una questione di logica. Ci sono dei negozi aperti che vendono delle robe che non sono illegali. E robe. Ma mica saranno chiusi, ragazzi. Non è che saranno chiusi. Sì, se passa alla fine saranno chiusi. Non è esattamente così. Non è così. Non saranno chiusi. Chiede al ministro dell'interno, che interviene solo 10 giorni prima della campagna elettorale perché vuole il schismo sul giornale, di fare adesso un intervento conseguente alla sezione. Cioè tu vorresti che da domani fossero per decreto chiusi i negozi No, ma è ovvio che Salvini ha avuto dalla sezione di Cassazione notizia che in molti di quei negozi viene commesso un reato, perché questo dice la sentenza della sezione, sì. E adesso Salvini ha uno strumento, se veramente crede a quello che ha detto durante la campagna elettorale, per intervenire. Il popolo, la famiglia fa una richiesta formale, ma dopo la dichiarazione alle agenzie, per un intervento del ministro dell'interno, visto che dalla sezione unita della Cassazione siete veramente matti, chiudiamo le vinerie, vabbè, ma non ti attaccare alle sentenze, chiudiamo le vinerie, chiudiamo le cose, non fare il reguleio, ma sai, ho capito, fare una battaglia dal 2016, quando è uscita la legge. L'ho fatta, sono venuto in questa trasmissione a prendermi i frizzi e le pernacchie. Oggi, con una sentenza in mano, chiedo al ministro dell'interno di provvedere a quello che abbiamo detto. Ma tu ti rendi conto che potresti mandare per strada 10.000 persone, non so quante persone? Non credo, ma c'è tanta gente che lavora. C'è gente che si impieghino in roba più nobile. Io non sono di quelli convinti, per esempio, alla Salvini, che se le prostitute aprono la partita IVA è una cosa bella. Io sono convinto che c'è la parte della prostituzione. Ma è stupendo quello. È un lavoro che. Ma non è meglio comprare la cannabis, scusami Mario, non è meglio comprare la cannabis in un negozio piuttosto che per strada? Cioè, no, uno. È meglio non comprare un'utopia, non avverrà mai! Non avverrà mai un mondo senza droga, non può esistere! Lasciami camminare nella mia utopia. Ma è un'utopia assurda, Mario, scusami, ma è come se tu volessi togliere i vizi esisteranno, anche tu avrai dei vizi, no? Che vizio hai? Ho sempre detto che vai schifata la colonia del male, quella è una colonia del male. Delle persone che vendono degli estratti e dei derivati di una pianta, perché alla fine è una pianta, non è una droga, è una pianta quella là. Sono 3 anni che ho messo in questa trasmissione a ripetere la stessa cosa, oggi la ripeto. Avendo convinto la sezione di Cassazione. Sono delle colonie del male, di quei negozi non sono, sono delle attività commerciali di gente per bene, non sono dei delinquenti che commettono. Secondo, ripeto, sentenza di oggi, commessi reati, leggi la sentenza. Vabbè, ma non è, ma queste sono cose di delle culei, di gente che non capisce un cazzo, dai, su. No, vabbè, di gente che se lei THC, non THC, ma ragazzi, ma di che parliamo? Il mondo va in un'altra direzione, il mondo reale va in un'altra direzione. Giuseppe, va nella direzione sbagliata. Ci sarà ricorso, ovviamente, ci sarà ricorso e verrà rimessa in discussione la sentenza. È anche un farmaco, è anche una pianta. Ma di che parliamo? Poi la gente se la fuma pure, ma lascia di fumare, lascia che le persone si fumino le canne, Mario. Ho fatto una battaglia, chiamiamola culturale e politica, l'ho vinta oggi.
il popolo della famiglia oggi è molto lieto di averla vinta, ma chi ha le conseguenze politiche? Vabbè, sì, le conseguenze politiche, sì, vabbè, le conseguenze... No, perché tre sono state chiuse, proprio tre di numero prima delle elezioni per prendersi i titoli sui giornali un giorno. No, ho capito, ma che roba è, dai, Gesù. Viene effettivamente fatto qualcosa, visto che la Cassazione ha dato le chiuse, no. Quelle tre chiuse sono state chiuse per altri motivi, perché la sentenza ancora non c'era, forse perché non era una norma con i permessi. Sono state non... chiuse per ottenere un bel titolo, perché poi il titolo uscì. Quindi non usare bene, però la sentenza che ancora non c'era, perché quella sentenza però non c'era. Certamente non è stata chiusa per quella sentenza. Esatto. Ragazzi, ora ci sarà un ricorso. Però non entriamo in questi dettagli che non ce ne frega un cazzo. Il punto fondamentale è un altro, che il mondo sta andando in una direzione assurda. Qui chiudono la cannabis light. In Louisiana fanno la legge come in Alabama contro l'aborto, pure in Louisiana. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Cioè, ma che mondo volete? Ragazzi, non c'è aborto, non c'è droga, non c'è. Fra poco non ci si potrà manco masturbare. Ma rendi conto che è bello. Un mondo senza droga e senza aborto è un mondo con molte meno tragedie. Ma un mondo senza aborto è impossibile, perché le persone scopano, rimangono incinta e non vogliono fare i figli. Ed è legittimo che la gente abbiamo non voglia fare i figli. L'aborto è una tragedia. Ma ci sono tante tragedie. C'è l'aborto per riparare le cazzate che uno fa. L'aborto serve a riparare le cazzate che uno fa. Il mondo riesce ad andare in una direzione contraria al dolore. Ma perché quella è un'utopia. La gente va ad abortire da un'altra parte. Prima facevano gli aborti clandestini perché vedi la gente voleva abortire lo stesso. Ma lottare per un mondo che non esiste, Mario, questo mondo non può esistere. Il mondo che dici tu, la nostra assemblea di Verona dicendo che è bellissimo, ma che c'entra? Ma quello è un altro discorso. Io sono andato per affermare la libertà che tu possa dire queste cose, ma io mi batto contro quel mondo lì. Che c'entra? Ma non puoi battere contro quel mondo lì, perché sotto sai che è un mondo più giusto, quello in cui ti ammazzano un bambino di meno. È un mondo più giusto, ma non è più no. È un mondo migliore. Ma che vuol dire un mondo migliore? Ma è chiaro che uno preferisce di meno, Mario, scusami un attimo, ma d'accordo, ma che c'è? Il mondo migliore è quello in cui sono tutti buoni, nessuno fa cazzate, non c'è gente che passa col rosso, non c'è gente che butta la monnezza per strada. Dobbiamo tendere verso l'affitto, per forza. Che coglioni però, in cui si scopa solo con la moglie, in cui non si va a prostitute, in cui la prostituzione. Ma che mondo è? È un orrore! È un'utopia, è un mondo controllato da... Scusa, ma il mondo normale neanche... Ma non è un'utopia, è un mondo, non va a sbroccare. Ma non accadrà mai, non succederà mai, stai tranquillo. Sta accadendo, come ha detto bene Giuseppe, attenti. Purtroppo sta accadendo, in parte... Queste battaglie sono vincenti. Ma non è vero, ci sarà ricorso, interverrà la Corte Costituzionale, non ti lasciare. Il bello della democrazia è questa cosa qui, no, ma che ste cose? La democrazia si regge su questo, vedrai. Io non ho capito una cosa. Il mondo, te lo ripeto per l'ennesima volta in questa trasmissione, è un mondo dove non ci si può drogare, non si può andare a puttane, non ci si può ubriacare, non ci si può masturbare. Ma non è migliore, semplicemente non esiste. Ma è una roba totalitaria. Ma allora scusami, tu in quella direzione e non nella direzione in cui si abortisce di più, ci si droga di più, ci si ubriaca di più, no, noi andiamo nella direzione ostinata e contraria. Mi dispiace che questa cosa ti fa infuriare. Ma ogni tanto la ragionevolezza di queste proposte mi fa infuriare il fatto che quattro giudici senza sapere un cazzo della vita reale, ragazzi, non della vita reale, non sanno un cazzo della vita reale, ma nel merito valutano dal punto di vista giuridico. Scusa Mario, che un'insegna le Nazioni Unite
della Corte di Cassazione. Ma chi se ne frega, sai benissimo. Il massimo vertice ma di questo paese. Ma qui non c'è timore di dire che non capiscono un cazzo. Scusami un attimo, tu sei veramente... No, ma tu sei veramente convinto. Tu sei veramente convinto. Sono qua che sono scappati da casa. No, tu sei veramente convinto che una persona, un ragazzo, vedendo la pianta della marijuana in un negozio, viene attirato dal farsi bloccare? Sapendo che questa sostanza illegale abbia una remora in più nella vigilanza e quella tutta. Che ti devo dire? Sì. Ciao. Mi aspetto qui. Ciao. Okay. L'energia 2A è con te in ogni momento, anche se non la vedi. Beh, siamo in radio. È arrivato il signor Bisio. Intendevo nella vita di tutti i giorni. Quando ti fai un caffè. Caldo. Quando ti fai bello. Il fondo mi serve, quindi risparmio.